Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar. Vi chiedo una piccola gentilezza di pazientare ancora un paio di minuti per consentire a tutti gli iscritti di collegarsi, di raggiungersi e quindi di partire insieme. Sarò da voi di nuovo tra un paio di minuti. Grazie mille per la pazienza, a tra poco. Perfetto, di nuovo benvenuti e grazie ancora per la pazienza. Grazie per esservi iscritti a questo webinar. Bentornati per gli utenti che avevano partecipato anche a webinar precedenti. Il mio nome è Jacopo Giardini, mi occupo della parte tecnica, del supporto tecnico qui in Unitronics Italia. Al termine del webinar vi anticipo che ci sarà una sezione dedicata alle domande, per cui in qualsiasi momento sentiatevi liberi di scrivere qualche domanda o qualsiasi tipo di curiosità, specialmente perché durante il webinar ci sarà proprio una dimostrazione per quanto riguarda l'ambiente di sviluppo Unilogic che oggi vi presenteremo, per cui siete tutti invitati di scrivere le vostre domande. Tra l'altro, vi chiederei una gentilezza, se riuscite a sentirmi, vi pregherei cortesemente di confermarmi nel box delle domande se riuscite appunto a sentirmi in modo tale da evitare qualsiasi tipo di blocco tecnico, inghippo tecnico e quindi partire con il piede giusto. Dopodiché assolutamente vi introdurrò ciò che oggi vi presentiamo e partiamo. Se qualcuno con gentilezza mi può confermare, non vedo ancora nessuna conferma. Perfetto, vi ringrazio moltissimo. Allora, oggi parleremo dei PLC della serie Unistream e del loro ambiente di sviluppo Unilogic, specialmente come Unilogic possa aiutarvi a sviluppare le vostre applicazioni in maniera semplice, riducendo notevolmente il tempo di sviluppo. Tutto ciò è possibile all'interfaccia grafica user-friendly di Unilogic, che nella sezione demo avrete modo di vedere e di apprezzare, spero. L'ambiente di sviluppo Unilogic dispone di svariati blocchi funzioni generici già pronti all'uso, ma soprattutto grazie alla filosofia Unitronics Already Made, ossia già fatto per voi. Unitronics ha reso possibile l'integrazione dei VFD, degli inverter Unitronics e dei servo drive Unitronics sorprendentemente veloce. Tutto questo grazie anche qui a blocchi funzioni dedicati al mondo motion. Non dovrete assolutamente preoccuparvi di quale protocollo di comunicazione ci sia dietro per la comunicazione tra PLC, inverter o servo drive, e avrete anche la possibilità di parametrizzare tutti i parametri inverter o servo drive direttamente dall'ambiente di sviluppo Unilogic e quindi non solamente la parte PLC e HMI. Ricordo tra l'altro che l'ambiente di sviluppo Unilogic è totalmente gratuito e sono gratuite tutte le release che periodicamente, tutti gli aggiornamenti che periodicamente rilasciamo. A questo punto possiamo partire introducendovi le tre famiglie di PLC
Unistream. La prima è l'Unistream modulare. Abbiamo tre step fondamentalmente per configurare il nostro controllore all-in-one. Nel primo step dobbiamo selezionare la taglia del nostro pannello HMI. Come potete vedere abbiamo a disposizione tre taglie, 7 pollici, 10,4 pollici e 15,6 pollici. Sotto potete vedere quella che è la risoluzione di ogni taglia di display di pannello HMI. Tra l'altro la versione 10.4 è disponibile anche con multitouch. Dopo aver scelto la vostra taglia di pannello HMI, bisognerà aggiungere nella parte posteriore del pannello HMI la CPU. Questo per ricordarvi che gli Unistream hanno un processore che gestisce la parte grafica e una CPU che gestisce la parte logica del PLC. E in ultimo potrete andare a selezionare gli I/O, quindi agganciare nella parte posteriore del pannello gli I/O, quindi configurare voi stessi la vostra soluzione, quindi il numero di ingressi, ma soprattutto che tipo di ingressi. Questo vi consente proprio di customizzare completamente la configurazione del vostro HMI, è totalmente flessibile, del vostro PLC. Potrete per assurdo avere solamente ingressi in temperature, se si dovesse trattare di un controllo di processo. Ad ogni modo, la configurazione è assolutamente flessibile, tutti i moduli possono essere collegati nella parte posteriore, il numero è anche in funzione della taglia del pannello HMI, tutti i PLC Unistream possono essere espansi con i nostri espansori, quindi si può portare successivi moduli di ingressi e uscite digitali o analogiche direttamente sulla guida DIN con una lunghezza di cavo fino ai 30 metri. Poi nella parte demo vedremo anche la possibilità di utilizzare degli I/O remoti. La seconda famiglia che vi presentiamo è la famiglia Unistream built-in o integrato. Cosa significa? La CPU è stata già integrata in un unico oggetto, per cui abbiamo un PLC più HMI pronto all'uso, con una serie di ingressi e uscite a bordo, a seconda del modello. Potrebbe esserci un modello che ha a disposizione ingressi digitali, uscite digitali e due ingressi analogici, altri modelli che magari hanno anche ingressi in temperatura oppure uscite analogiche. È un PLC potente da un profilo hardware straordinariamente compatto, quindi si presta per quelle macchine dove abbiamo poco spazio all'interno del cabinet, all'interno della nostra cassetta dove sono posizionati i componenti elettrici. Ciò ci permette di cablare nella parte posteriore del PLC già una serie interessante, un numero interessante di ingressi e uscite. Anche questo modello, pur avendo degli I/O a bordo, può essere espanso fino a oltre 2000 ingressi e uscite. Come vedete qui le taglie a disposizione sono 5 pollici, 7 pollici e 10 pollici. In basso potete vedere le risoluzioni delle tre taglie. Poi abbiamo per ogni taglia due versioni, la versione standard e la versione pro. La versione Pro si differenzia dalla versione standard per il fatto di poter gestire filmati, audio, quindi la multimedialità, poter creare delle pagine web server e poter comunicare, quindi scambiare dati direttamente con un server SQL grazie al tool dell'SQL Connector che abbiamo a disposizione. Quindi questa è la differenza tra lo standard e il Pro. L'ultimo oggetto che completa la famiglia Unistream è l'Unistream PLC, un PLC robusto. Come potete vedere non ha un display integrato a bordo, ma pur non avendo un display, al suo interno contiene delle pagine grafiche che vengono naturalmente sviluppate sempre con Unilogic, ma nel momento in cui noi scarichiamo l'applicazione del PLC andiamo anche a scaricare le pagine grafiche. Queste pagine grafiche possono essere visualizzate da qualunque dispositivo connesso alla stessa rete, che sia un PC, uno smartphone o un tablet, tramite un VNC client o un VNC viewer che è disponibile su tutte le piattaforme iOS piuttosto che Android piuttosto che Windows, totalmente gratuita. Oppure sono disponibili i display Unitronics, che non vanno naturalmente programmati perché le pagine grafiche sono già all'interno di questo oggetto, ma deve essere semplicemente configurato l'indirizzo IP del PLC per il quale bisogna visualizzare le pagine grafiche. Anche questo oggetto può essere espanso fino a oltre 2000 ingressi e uscite.
è in grado di coprire i requisiti di svariate applicazioni, e anche questo oggetto è disponibile nelle due versioni standard o pro, quindi per il web server, l'SQL, ma c'è anche una versione B3 che è una versione un po' limitata che non consente di collegare dei moduli I/O al PLC e ad esempio non ha lo slot per la microSD, è fatta per macchine più semplici. A questo punto vi introduciamo l'ultima novità, che è l'Unistream TA32, che è valido per i PLC built-in, quindi integrati, oppure PLC senza display, gli ultimi due che vi ho fatto vedere. È un PLC progettato appositamente per un controllo di processo compatto perché offre tantissime analogiche già a bordo, quindi parliamo di 6 ingressi analogici, 3 uscite analogiche e 2 ingressi in temperatura, oltre anche ad alcuni ingressi uscite che possono essere naturalmente utilizzati per la gestione della vostra applicazione. Come potete vedere in questa slide, riassumiamo tutti i protocolli disponibili, i protocolli di comunicazione, quindi per scambiare dati con il resto del mondo, e qui si evidenzia come i PLC e Unistream siano estremamente orientati per l'Industria 4.0. Tutti gli Unistream hanno l'OpenCUA server, l'MQTT client, cioè l'Unistream è in grado di pubblicare o iscriversi a un topic. È un protocollo che normalmente viene utilizzato per scambiare dati con dei cloud. Le REST API è in grado di comunicare con un server REST API, Ethernet IP, Modbus seriale o TCP, master o slave, CAN open con le relative desinenze, SNMP, SQL client, solo la versione pro, come vi dicevo poco fa. FTP, il PLC può lavorare come server o come client. Abbiamo anche il protocollo LOCPP, che è l'Electrical Vehicle Chargers Protocol, cioè il protocollo standard per le colonie delle auto ricariche. E in questo caso tenete conto che sarebbe disponibile anche un'applicazione pronta all'uso per la gestione fino a 10 colonnine di ricarica. VNC server e client, quello il protocollo per poter visualizzare e remotare le pagine grafiche su un terzo dispositivo. Tenete conto che gli Unistream con il display integrato possono a loro volta, essendo anche VNC client, collegarsi ad altri Unistream, purché connessi alla stessa rete, quindi prendere carico delle funzionalità di questo PLC remoto, perché visualizzano esattamente le pagine di un PLC remoto, quindi un operatore senza spostarsi fisicamente di postazione, può lanciare una connessione, monitorare un parametro, effettuare una modifica a un set point, dopodiché tornare a lavorare localmente. Protocolli per la building automation sono anch'essi disponibili, il Bucknet e il Connex, e il web server, anche questo è esclusivo per la versione degli Unistream Pro. Unistream è anche l'unico PLC che può avere il cloud integrato, UniCloud, che è il cloud naturalmente di Unitronics. È un PLC. Nasce quindi Unistream Cloud Series con una sottoscrizione già inclusa, quindi non vi dovrete preoccupare di rinnovare eventuali canoni mensili o annuali. Sono già inclusi 5 anni di sottoscrizione, che partiranno naturalmente dal momento in cui effettivamente il PLC verrà connesso con un'organizzazione. Consente di storicizzare, di campionare 200.000 variabili ogni mese. Consente di inviare direttamente dal cloud fino a 30 SMS ogni mese, email illimitate. SMS e email possono essere inviate su un trigger che potrebbe essere il verificarsi di un allarme, oppure potrebbe essere schedulate degli invii per delle reportistiche per monitorare la produzione, la qualità. Potrebbero essere anche monitorata la parte di manutenzione preventiva, insomma, per informare magari i reparti preposti di intervenire prima che magari si verifichi un guasto. Tenete conto che per la parte cloud abbiamo fatto un webinar dedicato, quindi ci saranno alcuni argomenti che vi presenterò in maniera giusto così, un po' veloce, ecco, perché non abbiamo il tempo di approfondire tutti. Vado avanti, dashboard illimitate, quindi per creare i vostri grafici, i vostri cruscotti dove visualizzare e interpretare i dati che possono essere ricevuti dalle macchine, numero di utenti illimitato,
accesso alla VNC direttamente su un browser, anche tramite un'app che abbiamo a disposizione sul cellulare, quindi smartphone, Android o iOS, da qualsiasi parte del mondo, una VPN sicura che vi consente di poter raggiungere in teleassistenza il PLC per effettuare aggiornamenti firmware o software. Il tutto senza nessun hardware aggiuntivo. È sufficiente che il cliente dia un accesso internet al PLC tramite un cavo LAN della propria rete, della sua rete, e il PLC Unistream sarà in grado già di comunicare con il cloud e quindi essere raggiunto anche in teleassistenza. Oltretutto, UniCloud è sicuro perché è certificato secondo queste due ISO che regolamentano la sicurezza nel mondo informatico. Una panoramica globale prima di passare alla parte demo. Qui vedete la soluzione all in one di Unitronics. Noi partiamo dalla programmazione tramite Unilogic, questo è un po' un'anteprima di quello che a breve andrò a mostrarvi. Possiamo programmare tutta la famiglia degli Unistream, gli inverter Unitronics, gli I/O remoti Unitronics e i servo drive Unitronics, tutto pronto all'uso, come vi dicevamo. E ultimo, la famiglia di Master I/O Link Unitronics, che è stata resa disponibile come è l'ultimo upgrade che è stato fatto, diciamo. Quindi abbiamo anche i nostri Master I/O Link o ciabatti, come a volte vengono chiamati. Naturalmente all'interno di Unilogic configurare la propria rete I/O Link, quindi i propri dispositivi I/O Link, non sarà estremamente semplificata perché il tutto potrà essere fatto tramite dei drag and drop. Per chi fosse interessato, a gennaio abbiamo tenuto un webinar relativo all'I/O Link, la cui registrazione è disponibile sul canale YouTube di Unitronics. Ok, adesso passiamo alla parte demo. Ok, partirò nell'introdurvi l'ambiente di sviluppo Unilogic, che come dicevamo ci consente di programmare queste tre famiglie di Unistream, il modulare, il built-in o il PLC. Prendiamone uno, ad esempio, PLC più HMI della famiglia integrato, la versione Pro, magari una taglia TA32, che è questo l'ultimo arrivato in casa Unitronics, che è quello con un sacco di analogiche a bordo. Adesso vado a cambiare il PLC. E parto con una rapida introduzione. Per prima cosa, vorrei farvi vedere come si possono espandere questi oggetti. Abbiamo la possibilità di utilizzare dei nostri espansori. Come vedete, qui viene aggiunta una porta RJ45 che non è una porta LAN, ma è una porta di espansione con un bus proprietario Unitronics. La lunghezza del cavo può variare da 1,25 m fino a 30 metri, e qui abbiamo il nostro espansore. A questo punto potremmo aggiungere altri moduli. Andando sopra, l'Unilogic ci visualizza anche le proprietà del modulo. Questo, ad esempio, sono 16 uscite a relay, quindi facendo il doppio clic noi lo andiamo a integrare nella nostra configurazione hardware. Potremmo anche aggiungere altre analogiche. Come in questo caso, questo è un modulo con quattro ingressi analogici che possono essere configurati in corrente o in tensione e due uscite analogiche. Avete visto che nel momento in cui io sono andato ad aggiungere dei moduli, qui sotto sono comparse delle strutture. Queste strutture rappresentano poi fisicamente le proprietà dei nostri ingressi e uscite. Ad esempio, se noi volessimo andare a verificare questa proprietà, quindi esplodere questa struttura, andremo a vedere che possiamo notare che abbiamo le nostre 16 uscite, ma a queste 16 uscite possiamo anche assegnare un alias. A che cosa serve un alias? Ad esempio, questa la chiamo DO motore, ok? Per quanto riguarda la sintassi in ladder, faccio subito un passo qui per poi tornare a spiegarvi le proprietà che troviamo qua sotto. Abbiamo la possibilità di utilizzare due tipologie di sintassi. La prima potrebbe essere quella di andare a, scusate che vado un attimo a verificare, allora avevamo qui, questo è il nostro modulo, vedete, UID0016RO, ci propone le uscite, ci chiede quale uscita, che è una sintassi magari non troppo semplice da leggere, ma al posto di questa potremmo usare il nostro alias DO, quello che io ho poco fa inserito. Molto più semplice, molto più rapido. Il DO è una mia regola per identificare velocemente che non si tratta di un bit normale, ma di un'uscita digitale. Se noi andiamo sopra con il mouse, come vedete, ci
mostra qual è effettivamente il numero di uscita. La stessa cosa velocemente la possiamo fare su quelli on board, quelli a bordo del PLC. Andiamo a selezionare i nostri ingressi, in questo caso darò un DI start, ok? E quindi questo bit che avevo già predisposto, vedete, io come inizio a scrivere DI start, automaticamente lui me lo trova, ok? Quindi adesso questa parte per il momento la cancello e vado avanti a spiegarvi quelle che sono le altre proprietà che abbiamo. Partendo da sinistra abbiamo delle tag di sistema, sempre raggruppate con delle strutture, ad esempio nella general possiamo trovare il bit, quello che si alza solo per il primo scan time del PLC, un always off, un always on, un bit che ci informa quando la batteria è scarica o se la batteria non dovesse essere rilevata. Possiamo vedere le coordinate XY di dove l'operatore preme sulle HMI. E anche se l'HMI effettivamente è premuto, ad esempio questo touched bit va a 1 quando l'operatore preme il display in qualche suo punto. Oppure abbiamo dei clock di sistema, li possiamo trovare sotto frequency, oltre naturalmente a tutti i timer che uno può crearsi. Abbiamo un clock con una frequenza di 100 millisecondi e un altro con un clock di 1 secondo. Ok? Dopodiché abbiamo la tab delle variabili globali. Attenzione che le variabili possono essere dichiarate o nella parte logica o nella parte grafica, ma naturalmente in questo ambiente di sviluppo, se noi dichiariamo una variabile nella parte logica, automaticamente la ritroveremo nella parte grafica, ma vale anche il viceversa. Questo per dire che per far parlare i due mondi, logica PLC e grafica HMI, non abbiamo bisogno di un'area di memoria di interscambio, sono disponibili in entrambi i mondi. Ora, per farvi vedere questa cosa, vorrei illustrarvi la prima funzione che sono sicuro possa aiutarvi a risparmiare tempo di sviluppo, cioè quello di poter sviluppare una parte grafica contemporaneamente alla parte logica. Vedete, adesso io ho selezionato la prima schermata, in questo caso abbiamo una funzione ladder che viene evidenziata in grassetto poiché si tratta della main e una pagina grafica che anche lei è in grassetto perché è la pagina all'accensione. Questa paginetta qui io la prendo e la sposto. Chiedo all'ambiente di sviluppo di tenermela sulla destra e sulla sinistra chiedo all'ambiente di sviluppo di mostrarmi la parte di logica PLC. Naturalmente un schermo generoso è ben accetto, sarebbe l'ideale. Per guadagnare ulteriore spazio, chiedo all'ambiente di sviluppo di momentaneamente di andare a nascondermi la toolbox delle proprietà. Quello che voglio mostrarvi adesso è questo. Se noi selezioniamo la parte ladder e andiamo sulla toolbox, qui abbiamo tutto l'elenco dei nostri comandi ladder pronti a disposizione, mentre se noi clicchiamo nella parte grafica, questo lo devo ancora nascondere, la toolbox commuta e fa vedere tutti i widget disponibili per la parte grafica. Quindi vedete che io da un'unica schermata posso fare sia la parte grafica sia la parte logica. Permettetemi un piccolo esercizio proprio didattico. Come vedete, mi preparo un contatto NO, un NC e una bobina. A questo punto vado a crearmi una semplice marcia arresto. Nel momento in cui vado a dichiarare una variabile, start, qui posso scegliere il dischetto se la variabile voglio renderla ritentiva, in questo caso naturalmente no, e premo salva, automaticamente me la troverò nella global. Viceversa, io la variabile, come vi dicevo prima, posso dichiararla direttamente dalla global. Abbiamo tutti i tipi di variabili, interi a 8 bit, a 16, a 32, con segno, senza segno, variabile a virgola mobile, eccetera, string, eccetera, eccetera. In questo caso voglio proseguire con il nostro esercizio di marcia arresto didattico, quindi creo un tasto stop. A questo punto vedete che me l'ha inserito qua nella global, chiudo momentaneamente questo. Come io inizio a digitare, me lo propone il sistema e a questo punto la bobina della marcia l'andiamo qua a dichiarare direttamente, eccola qua, e poi secondo trucchetto di Unilogic. Se voi volete copiare un elemento velocemente, è sufficiente selezionarlo con il mouse, tenendo premuto il tasto Ctrl potete copiarlo e andarlo a mettere dove volete.
Naturalmente la marcia arresta non è corretta in questo modo. Dovrei andare a spostare e fare l'autoritenuta. Per postare un nome di un tag è sufficiente posizionare il mouse sul nome della variabile, premere il tasto CTRL, a questo punto posso spostare il nome. Come vedete, in un secondo ho fatto questo giochino. E questo può essere ulteriormente sviluppato se noi, ad esempio, volessimo riprendere questo codice, potremmo fare un copia e incolla veloce, potremmo prendere degli elementi, copiarli. Adesso sto facendo un po' veloce per cercare di rendere l'idea di come questo giochino con il semplice tasto CTRL possa effettivamente accelerare tutte quelle che sono le fasi di editing di questa sezione. Ora non ci resta altro che andare a metterci i nostri due pulsantini start stop e una lampadina che ci indica lo stato della marcia. Quindi nella nostra toolbox andrò a prendermi un primo pulsantino, possiamo andare nelle proprietà e quindi andare a cambiare il nome e lo chiamiamo start. Vogliamo fare un pulsante con delle azioni, quindi qui nella sezione action andremo a dare un set bit, ci sono diverse opzioni, tra cui non solamente il set, il reset o il toggle, ma anche la possibilità di incrementare o decrementare una variabile intera, fare un cambio pagina, cambiare la lingua, insomma, tutte le opzioni sono qui disponibili. Ma quello che noi dobbiamo fare è andare a tirar su il nostro start. Come vedete, lo conosciamo già. Quindi lo settiamo all'azione del press, ma vogliamo che sia temporaneo, quindi quando l'operatore lo rilascia, vogliamo che si resetti, quindi che sia temporaneo. Quindi alla pressione al rilascio vogliamo che si resetti. A questo punto io faccio un bel Ctrl V e Ctrl C, me lo sposto qua sotto perché dobbiamo fare il nostro tasto stop che facciamo qui velocemente, cambiamo velocemente le proprietà. Stessa cosa, anche lo stop vogliamo che sia temporaneo. Se io voglio copiare lo stop, posso usare anche qua il trucchetto del tasto Ctrl, come vedete, track, l'ho già copiato. E quindi abbiamo fatto i nostri due bit. Non ci resta altro che inserire una lampadina, quindi sarà un binary image. La mettiamo qua sotto, eccola qui. Andiamo nelle proprietà, quindi dobbiamo dirgli qual è la variabile di cui vogliamo visualizzare lo stato, è la marcia, eccola qui già disponibile. A questo punto scegliamoci un'immagine. E l'immagine davvero io andrei a scegliere, qui andiamo a prendere le Unipix, vedete che c'è una cartellina apposta per tutte le immagini. Poi possono essere usate JPEG, BMP, anche le GIF animate di terze parti. Ecco. Andiamo a prenderci Light and Lamp. Io proprio così velocemente prendo una lampadina spenta e una lampadina accesa per mostrarci appunto, eccolo qua, per mostrarci appunto come è possibile per visualizzare lo stato della nostra marcia. Ecco, questo esercizietto qua è finito. Qui abbiamo parlato delle variabili globali, delle variabili tra virgolette tradizionali, ma Unilogic offre anche la possibilità di costruire un proprio tipo di dato tramite delle strutture. Adesso per andare a chiudere tutte queste schermate, per fare prima, io semplicemente chiedo a Unilogic resettami il layout in modo tale da essere un po' più veloce. Vedete che mi ha chiuso un po' tutto, mi ha ripristinato un po' tutto. A questo punto io torno qua nel mio main, ok? Posso già cominciare ad andargli a inserire una seconda subroutine che potrei chiamare 01 punto, vi anticipo cosa andremo a quale sarà il prossimo esercizio, gestione pompe, quindi la chiamiamolo gestione pompe, ok? E se voglio che il main richiami questa subroutine dovrò semplicemente fare una chiamata o trascinare, vedete, non sono dovuto andare qui a fare un call che è disponibile qua, ho semplicemente trascinato un jump, che ho semplicemente trascinato la mia subroutine in questo punto, che adesso poi andremo a popolare. Ma prima di popolare quella, vorrevo introdurvi il concetto di strutture. Quindi struttura è un tipo di dato definito dall'utente. Abbiamo detto che vogliamo fare una struttura di tipo pompa, questo perché se abbiamo delle applicazioni con dei compiti ripetitivi, come le pompe, oppure devo gestire dei boiler, devo gestire dei forni, devo gestire delle catenarie, posso crearmi una function block e quindi sfruttare il codice più volte senza doverlo continuamente copia e incolla, modificare gli indici, eccetera, eccetera. Mi creo una mia bella function block, vi dico questa è per il forno 1 o la pompa 1, questo per la pompa 2, ma è quello che adesso voglio farvi vedere. Per cui andiamo a definire quello che è
la struttura per la nostra pompa. Quindi, prima cosa, gli diamo un bel nome. La struttura si chiamerà pompa. A questo punto, Unilogic ci chiede di popolare i membri della struttura. Primo che mi viene in mente è diamogli un nome, la possibilità di assegnare un nome a questa pompa, visto che nell'esercizio che stiamo facendo insieme andremo a gestire tre pompe, ma potrebbero essere 3 o 100, fondamentalmente è lì proprio il vantaggio di creare delle function block. Questo lo chiamiamo nome, semplicemente nome pompa. Aggiungo questo membro. A questo punto direi un paio di variabili bit, uno sarà l'abilitazione della pompa, l'altro sarà il run della pompa, quindi quando deve partire, e poi magari due variabili intere con uno che chiamiamo set pressione, magari gli metto un underscore così, perfetto, e l'altro magari lo chiamiamo act pressione. Ok, a questo punto abbiamo creato la nostra struttura, il nostro tipo di dato, che nel global possiamo andare a dichiarare. Quindi vedete che qui, oltre ai classici bit, interi, stringhe, ce ne sono tantissimi. Ecco qua la nostra struttura pompa appena dichiarata. E a questo punto abbiamo detto che vogliamo fare tre pompe, le chiameremo pompa A. Qui è possibile anche qui rendere tutti i membri della struttura, quindi la struttura stessa ritentiva, quindi mantenere i valori allo spegnimento. In questo caso non ci interessa, comunque aggiungo pompa A, aggiungo pompa B e aggiungo pompa C. Perfetto, in questo momento noi abbiamo creato le nostre tre strutture pompe. Andiamo a vedere come creare una function block per poi assegnare un compito a ogni pompa e usare del codice, poter riutilizzare del codice già fatto. In questo caso, tasto destro su modulo 1, modulo 1. Aggiungo un'altra funzione che in questo caso io preferisco chiamarla FB. FB pompa sarà la nostra function block. Okay? Vedete che qui ci compare una scheda FB pompa con la possibilità di creare delle tag in ingresso, generare delle tag in uscita e poter inserire delle tag locali per poter fare dei calcoli internamente alla function block. Nel nostro caso andremo ad assegnare una struttura dati che ci consentirà di puntare direttamente ai valori della variabile stessa, cioè faccio vedere, aggiungiamo in questo caso, andiamo a dichiarare anche qui una pompa function block. Ok, come variabile in ingresso, quindi la nostra pompa A, pompa B, pompa C sarà già compatibile con il tipo di input che questa function block andrà a chiedere. E se costruiamo una semplice logica della pompa, per cui come prima cosa andiamo a dirgli: io vorrei che la mia pompa FB, innanzitutto, se la pompa è abilitata, quindi testiamo questo bit. Se il valore della pompa, il valore della pressione attuale è inferiore del valore della pressione impostata, deve partire la pompa. Allora, qui sotto abbiamo, ne approfitto per introdurvi un'altra cosa, abbiamo una serie di contatti già pronti all'uso. Questa parte, ad esempio, è personalizzabile. Adesso la rimuovo un attimo questa perché è quella che adesso andremo a usare, quindi il blocchetto per il confronto minore. Nella toolbox c'è questa funzionalità. Se voi conoscete le iniziali di un elemento ladder, ad esempio timer, se voi iniziate a digitarlo, fa un filtro automatico. Se voi volete dare un comando a un inverter Unitronics, scrivetevi FD e ve lo filtra. Noi vogliamo andare a fare un'operazione di confronto less minore, quindi eccolo qua. Io potrei fare doppio clic e me lo trovo qua. Ma se reputo che questo elemento ladder possa servirmi spesso durante lo sviluppo delle mie applicazioni, potrei fare tasto destro, pin to bar, non so se avete notato, l'ha inserito qua. Ne aggiungo un altro, giusto per farvi vedere, potrei aggiungere anche così un toggle, no, questo no, magari facciamo così, un altro compare, ecco, se è in range, se io faccio pin to bar, vedete, me lo aggiunge qua. Quindi questo è totalmente personalizzabile da parte vostra. Proseguo con la function block. Abbiamo detto se la pompa, il valore attuale è minore del valore impostato, dobbiamo accendere la pompa. Quindi pompa FB run. Ecco, questa logica è terminata. Ok?
A questo punto, come usiamo il nostro blocco funzione? Allora, per dare un minimo di struttura al programma, abbiamo creato un main, dove già, vabbè, qui è rimasto il primo esercizio. C'è questa prima chiamata, quindi la gestione delle pompe, e quindi io queste function block le andrei a inserire qua dentro. Guardate un po', trascino il primo, trascino il secondo, trascino il terzo, e a questo punto è lui che mi propone quale tipo di dato è compatibile con l'input di questa function block, quindi pompa A, pompa B, pompa C. Se noi avessimo 100 pompe potremmo fare 100 chiamate. Naturalmente, se noi un domani avessimo necessità di fare una modifica a questa, che in questo momento è molto semplice, automaticamente, chiaramente, la modifica fatta si rifletterà su tutte queste chiamate di function block. Questo è per farvi vedere quanto è facile e veloce creare una function block riutilizzabile a livello di Unilogic, utilizzando tra l'altro le strutture dati. Ma con lo stesso concetto vorrei farvi vedere anche le nostre custom control, che sono un po' le function block della parte grafica, che ha un concetto simile a quello che abbiamo appena visto. Ve lo mostro. Aggiungiamo la nostra nuova custom control. La custom control cos'è? Noi vorremmo fare una pagina grafica che poi possa essere riutilizzata per la gestione della pompa A1 o pompa A, pompa B, pompa C, e senza dover rifarla 3 volte o 10 o 100 a seconda di quante pompe poi dovremmo andare a gestire. Quindi andiamo un pochino a dimensionarla, a dargli un look. Prima cosa, qui possiamo andare a definire la dimensione. Adesso la allargo un pochino, giusto per essere un po' più comodi, facciamo un bel 600x600, è bella grande. Io cosa direi? Allora, la nostra struttura era poi questa, no? La struttura, quindi i membri della nostra struttura pompa, abbiamo un nome pompa, editabile, l'abilitazione, il comando di run, quindi lo stato di run, perché il run lo dà la logica che abbiamo scritto, e i due parametri di pressione attuale e impostata. Quindi partiamo con la stringa, andiamo nel text element, text box, ok? Piccola premessa, le custom control anche loro vogliono dei parametri in ingresso, un po' come se fosse una funzione, una function block di un modulo ladder. E dobbiamo crearla anche qua, quindi abbiamo due opzioni con le custom control, o in sola lettura o in scrittura. Noi, dovendo impostare un set point, naturalmente abbiamo necessità che sia in scrittura. Quindi andiamo a inserirci qua con la stessa filosofia che abbiamo usato prima. Andiamo a selezionare il nostro tipo di dato. In questo caso, per il custom control, andremo a crearci questa struttura in comune per tutti, che sarà poi in comune per tutte le pompe, e la chiamiamo pompa custom control. Fine. A questo punto, guardate il nome. Dobbiamo togliere la spunta read only perché sarà modificabile. Qui andiamo a selezionare pompa custom control e il nome. Qui lo allarghiamo un pochettino. Poi io direi andiamo a metterci sotto due visualizzatori numerici, numeric box. Cosa dobbiamo mostrare? Il primo era il set point, quindi anche qui togliamo il read only. Andiamo a selezionare pompa custom control punto set point, come per tantissimi altri HMI possiamo stabilire i limiti minimi e massimi del dato in ingresso. Possiamo però andare a scrivere l'unità di misura dopo e magari qualcosa prima, senza usare delle stringhe di testo, giusto per risparmiare tempo. Quindi questo lo chiamiamo set. Ok, vedete, quindi ho fatto il contrario, ecco, come non detto, chiedo scusa. Quindi il primo è set. Infatti, text before e text after, che è l'unità di misura. Ok, chiedo scusa, perfetto. Quindi set, facciamo un copia e incolla, ce lo mettiamo sotto. Ok, perfetto. Solo che questo non sarà più il set point, quindi cancello parte della sintassi, actual press, e qui devo rimettere la spunta del read only. E andare a dire che questo qui è l'act, così, giusto per avere set point e act. Sotto dovremmo mettere un'immaginetta che vado a pescare velocemente, giusto per mettere un'immaginetta così della nostra ipotetica pompa. Vado a prenderla, in questo caso non tra le UniApp, me ne sono salvata qua una veloce sul mio desktop, nella cartella web, eccola qua.
magari la posso fare un pochettino più grandicella, ok? Ci mancano un paio di dati ancora che sono l'abilitazione della pompa e lo stato della pompa, se è in marcia oppure se è in run oppure no, se sta funzionando oppure no. Io direi che possiamo usare magari una checkbox per l'abilitazione, che glielo mettiamo qua di fianco, cancelliamo magari il testo. Perché a noi non serve, sappiamo che cosa serve, quindi facciamo così, gli andiamo ad appoggiare il nostro pompa custom control punto abilitazione e poi ci manca solo un LED che ci mostra se la pompa è in funzione oppure no. Quindi un binary image, eccolo qui, lo posizioniamo qua. Andiamo a selezionare qual è la variabile da visualizzare, lo stato, quindi sempre pompa custom control run. Ok, andiamo a prenderci le nostre due variabili, le nostre due immagini. In questo caso, magari utilizziamo le immagini delle librerie Unitronics. Quindi andiamo a prendere light and lamp, prendiamoci così un LED spento e un LED acceso. Ok, e lo ridimensioniamo magari. Una cosa del genere, ecco, magari potremmo metterlo, ecco, così uno in fianco all'altro. A questo punto, quello che volevo farvi vedere è questo: per poter utilizzare questa custom control, aggiungiamo innanzitutto una schermata, potremmo trascinarla. Ah, è troppo grande e quindi non me la fa mettere, e quindi passo subito alla fase 2 per farvi vedere cosa. È troppo grande rispetto alla risoluzione che di là abbiamo. Per ridimensionarla, anziché star qui a cercare io manualmente le misure corrette, abbiamo questa bella funzionalità qui, Optimize Size. Io gli dico, guarda, adattamela a quello che io sto usando, eccola qua, avete visto, in un clic, track, fatta. Ecco qua, come, in che modo noi riutilizziamo questa custom control, che a questo punto chiamo pompa anche lei, giusto perché. La possiamo trascinare, vedete questo drag and drop, anche qui avremmo potuto andare nella sezione del custom control, trovarcela qui, ma è così tanto facile, quindi noi prendiamo e le spostiamo direttamente con il drag and drop, eccole qua. A questo punto ne mettiamo una qua e una qua. Ne abbiamo dichiarate solo tre, ma se un domani ne volessimo aggiungere altre, è già tutto predisposto. Guardate, cosa ci chiede questo? Custom control, dammi la prima struttura da visualizzare, pompa A, dammi questo, pompa B, dammi questo, pompa C. Se un domani io dovessi fare una modifica, modificare il layout, aggiungere delle variabili, io lo devo fare una sola volta. Prendo questo, magari sposto il pulsante giusto per farvi vedere, non mi piaceva lì, mi piaceva qui. La pompa, voglio cambiare l'immagine. Tutto questo per far vedere che nel momento in cui noi modifichiamo questo nostro template, il nostro custom control, automaticamente vedete che tutti i custom control in giro nella vostra parte grafica saranno automaticamente modificati. Quindi questo è un altro elemento che siamo sicuri possa farvi risparmiare un bel po' di tempo di sviluppo. A questo punto abbiamo visto la parte ladder, la parte grafica, quindi anche pulsanti semplici. Vorrei proseguire in quello che è la Solution Explorer sulla sinistra. Quindi il passo successivo, dopo aver configurato, faccio un passo indietro, eventuali moduli di espansione, è quello di accedere agli I/O remoti che faccio vedere velocemente. Quindi aggiungiamo una bella testa di nodo. Sarà da impostare il suo indirizzo IP e poi, un po' come abbiamo fatto prima con quelli che noi chiamiamo I/O locali, perché comunque di fatto hanno un cavo che al massimo può arrivare a 30 metri. Se questi 30 metri non dovessero essere sufficienti, è possibile usare degli I/O remoti e quindi magari creare delle sottostazioni che eseguono dei compiti specifici. Qui abbiamo tutti i modulini, sono tantissimi, abbiamo ingressi digitali, analogici, contatori veloci, encoder, moduli di pesatura. Chi più ne ha, chi più ne metta. Andando sopra, Unilogic ci suggerisce cos'è, 8 ingressi, quindi basta un clic e io me lo trovo. Vedete che mi ha aggiunto qui sotto la struttura degli ingressi, ai quali potremo appoggiare i nostri alias per una più facile lettura e utilizzo. Ho bisogno di ingressi analogici, li inserisco qua. Tra l'altro sono straordinariamente compatti perché hanno uno spessore di 12 mm.
Questi sono i nostri IO remoti, naturalmente possono essere usati più IO remoti. Proseguo. Il prossimo passo è l'IO Link. Velocissimamente, perché come vi dicevo, su questo c'è un webinar dedicato che mostra tutte le potenzialità. Questo è, ho selezionato uno dei master IO Link a disposizione per farvi giusto vedere il concetto del drag and drop e di quanto sia veloce. Posso collegare su un pin del mio master IO Link un dispositivo digitale normalissimo, un ingresso o un'uscita digitale. Posso collegare ad esempio un sensore IO Link a tutti gli effetti e caricare il file di configurazione, l'IODD file del costruttore, in modo tale poi da trovarmi tutte le tag necessarie già mappate e pronte all'uso, oppure possiamo collegare degli hub per andare a espandere, potrebbero essere ingressi digitali o uscite digitali, e con l'ultima release abbiamo anche la possibilità di collegare anche ingressi o uscite analogiche. Ok? Proseguo. Sempre per il concetto dell'already made, volevo farvi vedere prima la parte inverter, sempre velocemente. Anche sull'inverter abbiamo fatto non uno ma ben due webinar, uno più tecnico con tutta una dimostrazione, praticamente l'80% del webinar è stato dimostrazione, un altro un pochettino più dal punto di vista del business, del risparmio energetico, dell'efficientamento energetico, eccetera, eccetera. Quindi io prelevo un inverter della famiglia disponibile, il sistema mi propone di importare una serie di pagine grafiche pronte all'uso per poter dare comandi, all'inverter, quindi al motore sincrono, senza scrivere una riga di codice. In questo momento lo salto perché non è questo l'oggetto del webinar, ma semplicemente farvi vedere che possiamo gestire in maniera semplice e veloce anche tutta la parte inverter. Andiamo a farvi vedere selezionando un inverter che addirittura un kilowatt e mezzo, ne prendo uno a caso, tutto quello che è la parametrizzazione dell'inverter, suddiviso per P0, ad esempio con le configurazioni semplici, come la frequenza massima, l'accelerazione, la decelerazione, insomma tutti i parametri sono gestiti da Unilogic. Quando noi facciamo il download del progetto, scarichiamo all'interno del PLC anche la configurazione dell'inverter e tramite uno dei blocchi funzione degli elementi ladder pronti all'uso, il PLC potrà inviare la configurazione al PLC, all'inverter, chiedo scusa, e quindi noi non perderemo, sarà già tutto fatto e anche automatico. Se un domani si dovesse guastare l'inverter, faccio un esempio, si allaga il quadro elettrico, il cliente finale dovrà sostituire l'inverter. Se ha un numero di ID, perché la comunicazione è fatta con Modbus RTU, dovrà andare a segnargli l'ID, quindi il numero di slave dell'inverter, se è diverso da 1, e poi tramite un pulsante a video si può riprogrammare l'inverter senza dover né prendere un ambiente di sviluppo dedicato per l'inverter, né dover prendere il libricino con tutti i parametri dell'inverter, quindi una riprogrammazione super veloce. Oltre a tutto, tutti i comandi per dare il riferimento di frequenza, i jog oppure controllo di coppia, tutti già pronti all'uso. Stesso concetto per quanto riguarda i servo drive, qui ne aggiungo uno. Noi abbiamo due famiglie di servo drive. La prima è fatta con, chiedo scusa, allora, dove siamo qua? Servo drive. Ok, la prima è in Can Open, che è quella che sto provando. Qui seleziono la taglia del mio motore e vado a la taglia del mio drive e vado poi a specificare qual è il modello esatto. Non è quello che in questo momento ci interessa. Quanto volevo farvi vedere a livello anche di servo drive, se noi aggiungiamo un nuovo asse, anche qui il sistema ci chiede: vuoi importare le pagine grafiche pronte all'uso per poter fare tutto senza scrivere una riga di codice? In questo caso gli dico skip perché dobbiamo cercare di ottimizzare un po' le tempistiche. Faremo un webinar dedicato, quindi vi dicevo servo drive Can Open o EtherCAT. L'EtherCAT offre anche la funzione di poter sincronizzare più assi, fino a 4 assi. Guardate adesso a questo punto, noi qui abbiamo
selezioniamo qual è il drive da associare a questo asse. Noi abbiamo questo configuratore meccanico che io apprezzo tantissimo perché ci consente di definire la parte meccanica, quindi poter andare a mettere ad esempio il riduttore con il suo rapporto di riduzione, facciamo ad esempio un 10 a 1. Qui stiamo andando a definire fondamentalmente la nostra unità di misura. Non sono necessari fare calcoli matematici per trasformare gli impulsi encoder a un movimento rotativo, gradi, decimi di gradi, radianti, o a un movimento lineare. Facciamo finta di usare un movimento rotativo, ok? Qua gli stiamo dicendo, stiamo collegando un attuatore rotativo e la nostra unità di misura sono i gradi. Da questo punto in avanti, noi, quando daremo un comando di move absolute oppure relative, dove andremo a semplicemente inserire il valore dei gradi. Il calcolo, quindi la conversione impulsi, unità di misura, è già fatta ed è già finita. Quindi qui proseguo un attimino. Come vedete, è estremamente veloce. E tutti i dispositivi servo drive e inverter Unitronics diventano praticamente plug and play all'interno della nostra architettura. Procedo con quella che è un po' una panoramica sui protocolli di comunicazione. Ve li avevo già mostrati prima, adesso così velocemente ho PCUA, però ecco, PCUA ne approfitto per farvi vedere quanto è facile andare a condividere dei parametri con un OPCUA client. Andiamo ad aggiungere ad esempio le variabili che noi vogliamo andare a condividere. Noi avevamo fino adesso iniziato a usare delle pompe, ok? Quindi seleziono pompa A. Qui possiamo decidere, vogliamo solamente condividere poi in lettura o scrittura solamente il nome, solamente lo stato della pressione o tutto. Se io voglio dividere tutto, se non vado a specificare un elemento della nostra struttura, ma faccio così, noi così automaticamente mandiamo tutta la struttura. Quindi stessa cosa per pompa B, tutta la struttura, ma potremmo dire che ad esempio è in sola lettura, quindi l'OPCUA client non può modificare i valori, può solamente leggerli. Oppure, ad esempio, della pompa C, giusto per chiudere, il set point, daremo solo il set point, ecco questo, magari glielo lasciamo in lettura e scrittura. Questo per dare una panoramica. Poi abbiamo l'MQTT, eccolo qui, può sottoscrivere o pubblicare argomenti, come vi dicevo all'inizio, il Modbus TCP. Oppure seriale 485, master o slave o entrambi, specialmente nel TCP. Il seriale avrebbe bisogno di due schede seriali. Abbiamo la parte FTP, il PLC può essere server, quindi dall'esterno un FTP client può prelevare dei file, dei report, oppure può salvare dei programmi di lavorazione, delle ricette, ma il PLC può essere anche client, quindi lui stesso che prende e va a prendere o a salvare dei file su un FTP server. Abbiamo l'Ethernet IP, come vedete qui ci troviamo il nostro nodo IO-Link, anche se non c'è nulla da configurare, ma chiaramente essendo un nodo, sebbene la comunicazione sia trasparente per chi usa Master IO-Link Unitronics, comunque ce lo troviamo menzionato all'interno dei dispositivi collegati. A questo punto, se vogliamo collegare, aggiungere un nodo di terze parti, ecco, ne ho aggiunti due, chiedo scusa, ecco, ma non era questo che volevo farvi vedere. Un attimo solo, chiedo scusa. Facciamo finta così, aggiungo un file, in questo caso potremmo importare un EDS e quindi avere tutta la struttura dati di scambio in ingresso e in uscita già mappati, però in questo momento non ho un EDS da mostrarvi, o meglio, non è l'occasione giusta per approfondire. Ecco, per chiunque volesse approfondire qualunque argomento che adesso vi sto spiegando, può sempre scrivermelo nel box delle domande e sarà al termine del webinar o nei prossimi giorni, vi darò tutte le informazioni necessarie. Non vi ho parlato dei linguaggi disponibili all'interno dell'ambiente di sviluppo Unilogic. Abbiamo il motore principale che è un ladder, come abbiamo visto prima nelle nostre function block, ma potremmo aggiungere dei blocchi funzioni in C o simil C, diciamo, oppure anche in linguaggio strutturato. Faccio giusto vedere. Qui, se io vado a scrivere un for, ecco, lui mi aiuta a completare. For, da quale indice? Quindi quale variabile, qual è l'inizio e la fine del nostro for, quindi quante volte deve ciclare e così via. Questo sempre un pochino veloce. C'è un qualche cosa che è tra il ladder e
il linguaggio strutturato, che sono le formule, possono essere usate anche per formule complicate, ma in questo caso io vi farò vedere semplicemente A più B più C diviso 3, ad esempio la media di tre numeri, la media della somma di tre numeri. Qui andiamo a definire se sono variabili intere o variabili a virgola mobile. Ok, a questo punto la nostra formula, che può essere rinominata anche lei, può essere, oh, chiedo scusa, ho sbagliato a rilasciare, può essere trascinata qua oppure sotto, dove volete. Fondamentalmente non cambierebbe nulla, dove ci chiede quale A, quale B, quale C. Ecco, non ho avuto molta fantasia perché ho usato esattamente lo stesso carattere delle proprietà in ingresso, e qua abbiamo il risultato che era la nostra famosa media di tre punti. Abbiamo il web server che è straordinariamente veloce, nel senso che si programma esattamente come una normalissima pagina HTML. Anzi, se avete una pagina HTML già fatta, come questa, ecco, magari non, a livello di estetica non è certamente un bel esempio, però giusto per farvi vedere, se noi la esportiamo come web server, ce la troviamo già fatta. Eccola qua, è esattamente la stessa. Poi, se volete aggiungere elementi, ad esempio, vogliamo inserire una tabella, chiedo scusa, una data table, eccola qua, il widget per visualizzare le nostre tabelle, le nostre ricette, la traduzione verso il linguaggio HTML, naturalmente, è a carico dell'ambiente di sviluppo del suo compilatore. Abbiamo la parte del cloud, abbiamo la parte di allarmi, cerco di darvi le informazioni generiche, però sono talmente tante, veramente faccio un po' fatica a condensarle. I tipi di allarmi possono essere digitali, quindi on-off, oppure analogici. Potete voi andare a stabilire le vostre soglie, se il numero è maggiore o minore di un certo valore, se è compreso ad esempio all'interno di due valori, oppure se è al di fuori di due valori. Insomma, poi graficamente aiuta sicuramente all'interpretazione. Abbiamo delle action per poter cambiare schermata, ad esempio se si presenta un allarme, oppure far partire un video o un suono, oppure rimuovere una chiavetta che è stata inserita magari per fare la copia di una ricetta, di una data table, oppure fare il logout delle UAC che tra pochissimi istanti vi farò vedere. Quindi tutte le opzioni disponibili sono queste. Si setta un bit nella logica ladder e lui esegue quello che qua viene chiesto. Data table sono le tabelle, possono essere usate per creare dei programmi di lavorazione, per creare dei report di lavorazione, si basano anche loro su delle strutture dati. Una struttura serve, non serve altro, per creare le colonne. Io ne approfitto, ne abbiamo già una pronta all'uso, pompa, ok? Quindi ad esempio, se noi volessimo fare dei salvataggi, quindi avere una tabella con i valori istantanei che vengono aggiornati una volta al secondo, una volta al minuto, una volta ogni quando ci interessa, io vado ad aggiungere tre righe e potremo andare a popolare pompa 1, pompa 2, pompa 3 e vedete che abbiamo già tutti i vari valori compatibili con quelli che abbiamo assegnati alle nostre pompe. Possono essere anche utilizzate per, come vi dicevo, per creare delle ricette, anche per fare un log degli eventi, chi ha modificato cosa, data e ora, l'operatore, eccetera, eccetera. Possiamo fare dei sampling, anche qui cerco di, qui si va a inserire il nome della cartella, chiamiamola sempre pompa, il nome del trend lo chiamiamo trend pompa. Ogni quanto campionare la variabile, così è una volta al secondo, non ci serve, facciamo magari una volta ogni 10 secondi. Ok? Qui andiamo a mettere le nostre variabili, quindi ad esempio voglio confrontare il valore attuale di pompa A, ne aggiungiamo altre due, pompa B e pompa C. Con questo trend noi abbiamo la possibilità di far partire anche una registrazione, ci ha creato qua sotto una struttura, è molto comodo l'uso di strutture. Se noi alziamo e abbassiamo questo bit, avviamo e arrestiamo una registrazione, possiamo andare a dire creami anche un file CSV, possiamo anche andare a definire qual è il nome del file e soprattutto se vogliamo vederlo sulla parte grafica, se noi andiamo qua sulla toolbox, andiamo a scrivere sempre il nostro trend, eccolo qua.
possiamo andare a posizionarlo, magari farlo alla misura che meglio si addice alle nostre esigenze, e ce l'abbiamo qua, trend pompa. Come vedete, abbiamo creato un trend, non lo so, in 30 secondi forse. Inviare email è molto semplice, anche qui molto velocemente. Si deve innanzitutto andare a definire un account, che potrebbe essere un Gmail, un Virgilio, un server di posta locale, quello che è. Qui vedete tutte le varie caratteristiche, tipo di porta, tipo di protezione. Comporre un messaggio, c'è proprio questo compositore che ci aiuta. Abbiamo il soggetto, potrebbe essere una stringa, stringa, email. Vedete che lo posso addirittura creare mentre sto facendo la mail, un testo di 50 caratteri, in questo caso magari ritentivo. Quindi. Poi cosa vogliamo scrivere? Fixed text, magari scriviamo buongiorno, facciamo un line break e andiamo a capo, quindi questo significa andare a capo. Potremmo mettere altro testo, trasmettiamo i valori di pressione e adesso vi faccio vedere come allegare i valori di pressione. C'è questo numeric element, numeric variable, qui abbiamo, dobbiamo selezionare ad esempio pompa A. Punto act press, vogliamo mettere uno spazio, quello che vuoi, è tutto assolutamente customizzabile, come vedete, anche molto semplice da fare. Facciamo che aggiungiamo direttamente un altro valore di variabile, aggiungiamo velocemente pompa B, punto, ho sbagliato, ho selezionato una stringa, chiedo scusa, andiamo a selezionare un numero, eccolo qui, pompa B, act. E così via, ok? E poi abbiamo una bella istruzioncina pronta all'uso in ladder, send email, fine della storia, con chiaramente una variabile di stato per andare a monitorare se effettivamente l'invio è avvenuto o no. Quindi su tutti quelli che sono i blocchi funzioni abbiamo anche una variabile di stato che ci riporta l'esito dell'operazione. Gli SMS sono sulla falsa riga delle email, naturalmente è necessario aggiungere un router Unitronics che si può aggiungere in cima qui dove c'è la configurazione hardware. Adesso abbiamo aperto un po' tante cose, vediamo se lo physical. Allora vediamo perché. Eccolo qua, router, chiedo scusa, abilita, abbiamo due modelli selezionabili, quindi per mandare gli SMS dal PLC ci vuole per forza il nostro router. L'SQL Connector per agganciarsi a un database SQL è il PLC che può dialogare direttamente. Poi abbiamo le REST API, velocissimamente, i nostri PLC, oltre a configurare, come si dice, i server, che ce ne possono essere più di uno, si possono anche configurare le query per inviare o ricevere. Questi sono i comandi che i nostri PLC supportano. GET, POST, PUT, DELETE. User Access Control. Possibilità di avere un controllo accessi con diversi livelli, anche questo se volete approfondirlo. In questo caso lascio tutto com'è, operatore, manager, admin, L1. L'operatore può accedere solo alla modifica di campi numerici o pressioni tasti che hanno un livello 1, il manager livello 1 e livello 2, quindi normalmente chi è sopra può fare anche le operazioni di chi è sotto, ma volendo potremmo dire che è totalmente personalizzabile. Si potrebbe dire anche che, ad esempio, il livello 3 non può fare le operazioni del livello 2 e livello 1, quindi è totalmente personalizzabile. Poi gli utenti se ne possono aggiungere diversi, tutti quelli che volete, dove poi si vanno a selezionare operatore manager, possono essere anche customizzati, potrebbe essere technician o quello che volete, ecco. L'ultima cosa, le ultime cose, siamo un po' addirittura d'arrivo, spero di non essere stato troppo lungo. Abbiamo il multilingua, ve lo faccio vedere velocemente, non abbiamo scritto tantissime cose, comunque abbiamo tutti questi lingua a disposizione con anche i caratteri tipo cinese o cirillico, eccetera, eccetera. Per praticità aggiungiamo l'inglese, quindi ci andrà ad aggiungere una sorta di seconda colonna. In questo caso ho usato tutte parole che sono praticamente in inglese. Ad ogni modo, se qualcuno ha bisogno poi di esportare il file, mandarlo al traduttore, è possibile farlo in formato Excel e poi reimportarlo, quindi velocissimo. Un'altra cosa interessante per organizzare i propri blocchi funzione, il proprio codice, è crearsi la propria libreria, che comprende ad esempio o delle schermate o addirittura dei moduli interi ladder,
o i custom control, quelli che abbiamo visto prima, oppure anche delle pagine di web server, ok? Tutto per ottimizzare la propria biblioteca. L'ambiente di sviluppo potrebbe essere anche customizzato. Vi rendete conto di quante opzioni offre il Unilogic con dei temi, ve ne faccio vedere uno. Cioè potete andare a customizzare quelli che sono i colori di default, ad esempio, di questi tasti che siamo andati a fare. Ne aggiungiamo una nuova. Quindi qui nuovo la chiamiamo webinar. Ad esempio, nella parte pulsanti andiamo a dire che il pulsante non è questo colore predefinito, ma vogliamo che sia il verde. Ok? Se adesso in più noi facessimo save e dicessimo set active questo tema webinar, se io adesso vado ad aggiungere un pulsante, vedete che è diventato verde. Per cui potete trasformare, customizzare tipo di carattere, dimensioni, colori e salvare la propria, anche più di uno, perché magari avete degli standard diversi a seconda dei vostri clienti finali. Come ultima cosa vorrei farvi vedere velocemente una VNC, ecco qua, sono collegato a un PLC qui sulla mia scrivania in ufficio, mentre stiamo vedendo questo webinar insieme, così una carrellata veloce, questi sono i nostri indicatori circolari, ce ne sono tantissimi tipi, tutti personalizzati come colori di sfondo, come stile, ma anche come valori numerici. Quindi questo, giusto così, un system simulation per far vedere un po' il riempimento e l'imbottigliamento di questa sorta di simulazione, come potete vedere, insomma, anche carino da vedere, questa è una sorta di etichettatura. E poi PDF, ecco, PDF potrebbe essere un'altra cosa interessante, potete allegare all'interno della micro SD del PLC dei manuali di uso manutenzione, eccetera, eccetera. Direi che vi ho fatto vedere un po' di cose, spero che siano state interessanti. A questo punto magari vado alla sezione domande e magari se avete qualche domanda potete anche scriverla adesso. Ecco. Vi lascio magari 30 secondi. Adesso, no, no. Leggiamo però la primissima domanda. Ah, aspetta che fa un po' da promemoria. La domanda è se un utente chiede se è possibile aprire due Unilogic contemporaneamente. Sì, è stato reso possibile recentemente, ve lo faccio vedere subito. Ad esempio, posso mettermi qui sulla destra questo Unilogic, ecco, ce l'ho già aperto. E qui sulla sinistra un'altra sezione di Unilogic, ok? E chiaramente vale il drag and drop. Quindi ad esempio qui faccio vedere velocemente, mi aggiungo una funzione, vado qui a selezionarmi in una qualsiasi, beh, andava bene anche questa, insomma, vado a selezionarmi giusto per farvi vedere il drag and drop, posso selezionarmi queste due righe, questi due rang, qui li incollo, come vedete, track, io me li trovo già copiati, ma con tutto, commenti, eccetera, eccetera, e vengono create anche i tag o le strutture che sono necessarie poi per far girare queste funzioni. E questo è interessante perché magari uno vuole semplicemente vedere da un progetto precedente un particolare passaggio di una logica, quindi magari anziché importarsi tutto un blocco può curiosare al volo, poi chiudere, come in questo caso, io diciamo ho finito, non voglio salvare nulla e torno a lavorare localmente, aprendomi questo progetto. Un'altra domanda è, ci chiedono se è possibile scambiare dati con PLC di terze parti, ad esempio Siemens. Allora, con Siemens l'unico protocollo di comunicazione che abbiamo è il Modbus TCP, che tra l'altro ultimamente devo dire che si sta usando parecchio. Non abbiamo Profinet, come noi abbiamo tutti i protocolli aperti. Abbiamo però, ad esempio, non può essere usato con Siemens, ma ad esempio l'Ethernet IP che vi facevo vedere prima, anche qua in alto, scusate, quante cose che abbiamo aggiunto durante questo webinar. Eccolo qua, Ethernet IP. Ecco, è un altro modo per scambiare dati con altri PLC, nel senso che il PLC Unistream può essere sia scanner che adapter. Quindi se è utilizzato come scanner,
come adapter, chiedo scusa, quindi uno scanner lo va a leggere in una rete Ethernet IP, si può anche andare a generare, vedete che qua in alto c'è un create ADS file, una volta che vengono definite quali sono le variabili da scambiare, si viene creato questo ADS tramite Unilogic, che poi può essere importato dal PLC di terze parti, se il PLC di terze parti opera come scanner. Viceversa, se il PLC di terze parti opera come adapter, si potrebbe fare la stessa cosa, vale il viceversa. Io non vedo a video altre domande, per cui vi lascio magari 30 secondi, visto che vi ho tenuto già abbastanza, anzi vi ringrazio perché vedo che siete rimasti in tanti per tutta la durata del webinar. Vi lascio ancora qualche secondo, o magari ne approfitto per i miei riferimenti, erano forse in cima. Le domande le abbiamo già fatte, il grazie. Scusate, torno su proprio. Eccolo qua. Qui trovate i miei riferimenti, anche la mia mail. Qualunque dubbio o curiosità potete scrivermi in qualsiasi momento, anche telefonarmi, assolutamente. Niente, sembra che altre domande non arrivino. A questo punto salto davvero ai ringraziamenti, ringrazio tutti per esservi iscritti, vi chiedo scusa per tutto questo passaggio, però insomma ci tenevo a ringraziarvi per esservi iscritti, per aver partecipato e per essere rimasti in ascolto fino alla fine. Ancora grazie e buon pomeriggio e arrivederci al prossimo webinar. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti, ciao.